Nella scorsa puntata di Vado a vivere in campagna. Inizia ancora una volta una nuova giornata nella vita dei nostri due campagnoli. Che arrivati in campagna, e diviso i ruoli, si trovano ad affrontare svariate prove alquanto difficili. Finito ciò e scartati i regali, ecco che finalmente la fatica viene spazzata via da una buona frittata e da un'ottima birra. Buongiorno. Guarda qua. Guarda qua che m'ha combinato. Assassina. Tu mi fai solo danni. Sei un danno, sei. Buongiorno. Ebbene sì, ho deciso di dare una pulita di nuovo ai lati della mia testa perché mi si erano create delle ali che però non mi facevano volare. Volevo far allungare il tutto con la speranza che uscisse qualcosa di buono, ma non ce la faccio. Buongiorno mondo, buongiorno Laika e buongiorno cucciolone, ciao! Lei, per esempio tu, ma ti rendi conto delle cose che fai? Mi stracci tutte le cose e me le lasci per terra? Sì. Cacciatene, ciao! Ho deciso come ti chiamerai, dato che torni sempre indietro, ti chiamerai Pietro! No, Pietro! Dopo aver dato un bellissimo nome al nostro cane, direi che possiamo tornare a casa, prelevare Mastro Sabino e portarlo qui in campagna perché oggi dobbiamo lavorare e lui deve lavorare. Sembra uno di quei vecchietti che ti vuole bucare il pallone. Grazie. Buongiorno. Ragazzi. Ecco, Mastro Sabbi. I 12 e mezzo. 12 e mezzo, questo non va buono tu l'occio, sta tutto sballato. Buongiorno. Buongiorno Pietro. Buongiorno. Ti volevo dire che in campagna c'è un cane che si chiama come te. Sono venuto da Pietro per trovare alcuni prodotti, ma non ne ha. Quindi lo saluto ed è stato un piacere incontrarti. Ciao. Michè, ciao. Appena avevi qualche cagnolino, chiama come te. Siamo tornati in campagna e oggi continueremo i lavori nella nostra nuova stanza, raga. Papà continuerà ad intonacare il bagno e anche il resto della stanza. E mentre lui fa questo, io praticamente ho comprato il corrugato e oltre al corrugato ho preso anche tutte le scatolette che verranno messe nel muro per far passare i fili della corrente. La cosa principale da fare è capire dove far passare la nostra corrente e dove mettere i nostri interruttori. Ovviamente ne metteremo uno qui all'entrata. Un altro lo metteremo qui all'ingresso del nostro bagno, forse anche uno qui dove verrà fatto il lavandino, nel caso in cui devo attaccare un forno, non lo so. E poi ne metteremo uno lì in fondo dove c'è il letto. Da lì partirà il tutto perché verrà fatta la nostra cassettina con la batteria, l'inverter e il regolatore di potenza. E niente raga, speriamo bene, mettiamoci al lavoro. Allora, direi di iniziare facendo il disegno delle nostre vie.
Ho creato le linee guida e non sono perfettissime, ma va bene così perché tanto il tubo verrà del tutto nascosto. E niente raga, quello che voglio fare è questo. Praticamente qui ci sarà la nostra batteria con l'inverter, il regolatore di potenza e tutto il resto. Poi ci sarà il collegamento principale, dove verranno fatti tutti i collegamenti, poi per le prese e le nostre lampadine. Un altro collegamento proseguirà fin qui, dove ci sarà la presa con l'accensione delle nostre luci. Poi proseguirà qui, e passerà per questo muro, e entrerà all'interno, dove ci sarà la presa e l'interruttore per la luce del nostro bagno. Raga, ripeto, non sono tanto esperto di queste cose qua, sicuramente farò degli errori, però la cosa buona è che praticamente se sbaglio a fare un buco lo possiamo ritappare di nuovo intonacando la parete, quindi non è un problema. Per adesso mi avvio e poi man mano vediamo dove correggere. Ho creato già il primo metro di spazio per l'inserimento del nostro tubo, però raga mi fermo perché ho la strana sensazione che sto sbagliando qualcosa. Se secondo me sto sbagliando qualcosa, non so il perché ma lo sento proprio dentro. Quindi ho deciso di aspettare il mio amico che a breve verrà a darmi una mano e mi farà capire un attimino come muovermi, perché non vorrei ripetere il lavoro due volte, non ci tengo proprio. Ah, davanti alla telecamera non dici le cose che dici di solito, no? Faccio una nazione. Sì. Vai, Vince, ti faccio vedere che cosa c'è qui dentro. Sì. Ah, benvenuto a casa mia. Buongiorno. Ho fatto questo casino qua, dove vedi i disegnini, praticamente è la mia idea, però secondo me ho sbagliato tutto. Sì. Ecco. Anche secondo me. Bisogna fare tutta un'altra cosa. Se vuoi, sabato mattina vengo io e ti aiuto a fare tutto. Veramente sbaglio tutto cosa. Sì, sbaglio tutto. Raga, praticamente la mia idea non va bene, non va assolutamente bene. E ho fatto bene a chiamare Vincenzo che ha detto che mi darà una mano, però al momento non possiamo farlo perché ha delle cose da fare, devo aspettare che arrivi il sabato per metterci al lavoro insieme. Mettiamo il centro della cassetta qui, a me facciamo un impianto a norma, mettiamo un'altra cassetta qui per prendere il centro del bagno, facciamo, diciamo, l'impianto a norma come si deve. Ah! Oi, saluto! Ciao! Che stai facendo? Prendi altre due e pitti due. Ah, va bene, pensavo che volevi di birra. No, salutato Vincenzo, papà ha ripreso il suo lavoro e niente papà, fai tutto e poi dopo vediamo come mamma fa. Nel frattempo io direi di salutare papà, gli lasciamo il carburante. E ne mi fregano come va da ora. Gli lasciamo il carburante, lui continua ad intonacare tutta la casa e io invece vado a piantare i fagiolini e il mais. E vai, va. Vuoi manipolare tu? No, la barbita quando te ne va tu. Va buona. Ciao, io non sembra una barbita. Patina! Abbiamo qui i nostri fagiolini bronco, dovrebbero essere buoni. E poi abbiamo preso un po' di mais e abbiamo dell'altro mais che mi è stato donato da alcuni miei amici. Poi ho preso questo, raga, che praticamente è un fertilizzante naturale, quindi non inquina, non ha cose chimiche all'interno, ma è del tutto naturale e aiuterà le nostre piante a crescere meglio. Andiamo. Eccoci qua. Bene, bene, bene. Anzi, male. Sono di nuovo nel pezzo di terra dove abbiamo piantato le nostre patate e anche qua raga i danni ci sono. La pioggia ha fatto crescere un po' di erbacce. Mannaggia la miseria, è così pulito prima, ma tu mi guarda un po'. Però comunque anche le nostre patate stanno venendo fuori, eccole qua.
ovviamente ragazzi devo pulire un po' il tutto, altrimenti qui non va bene, però sono contento perché stanno spuntando tutte, almeno questa. Prima di iniziare a piantare fagiolini e mais direi di fare una mini pulizia, con la speranza che le piante non si siano conficcate nel terreno di brutto. Ho voluto a bicicletta e mozzappa. Ehi, ehi, noccio, guarda qua, la testa schifosa. Mannacciate. Bene, una bella parte di pulizia è stata fatta, raga, le nostre patate finalmente respirano un po'. Comunque direi di continuare il nostro lavoro e di passare da quest'altra parte, perché qui verrà piantato il mais di lungo fino alla fine della campagna e qui verrà messo un solco di fagiolini. Perché solo un solco? Praticamente i fagiolini richiedono un lavoro enorme al momento della raccolta, perché sono davvero fastidiosi da raccogliere, e mi hanno consigliato appunto di piantare un solco ogni 15 giorni, così avrò il tempo di raccogliere il tutto, di ripulire, e poi potrò passare all'altro solco senza problemi. Se mai dovessi piantare tanti solchi insieme e mi ritroverei da solo poi a pulire il tutto, penso che non ce la farei mai. Adesso torno un attimino da papà per prendere la corda guida, vediamo un attimino cosa fa, mi prendo una birra e ci rimettiamo al lavoro. Mo che ci penso, la cosa bella è che le patate sono venute fuori tutte quante, guardate qua che belle, ma quanto siete carine. Che fa? No, vive, ha detto stop. Come stop? Già finito. Già finito. Ne capite, che ha fatto? E allora perché devo fermare? Basta. E che ha fatto? Ha fatto la lambia. Un po' bagna ha fatto. Fammi vedere. Se vuoi venire. Io ancora chiedo delle cose. Te. Ancora? E puzza tutti i patan. E papà. Quando dico se deve papà tu, non sai niente. Non io. Di paura. Che mi piace che non poco troppo sopra con cucone, ma che ha messo l'acqua. Salutato papà, stiamo andando a riprendere il nostro lavoro. Però prima vi volevo mostrare una cosa, raga, il sole dopo giorni e giorni e giorni, un po' di giornate belle. Ah. Okay. Come prima cosa, per capire quanto spazio si ruba, direi di piantare il nostro mais. Raga, anche qua devo pulire un po' e mi dispiace un sacco perché quello che è cresciuto è commestibile la maggior parte delle cose. Ci sono un po' di cicorie. Lì in fondo ci sono delle bietole e mi dispiace, potevate crescere in un altro posto. Iniziamo la pulizia, via. Altro che palestra. Bene, forse ho pulito quel che mi serve. Ah, bene bene, come iniziamo? Praticamente adesso andiamo a creare i nostri solchi e diciamo che la distanza che dobbiamo dare tra un solco e l'altro è più o meno di 70 cm. Una volta creati i solchi direi di passare alla seminazione e per farla utilizzeremo questo imbuto gigante. Praticamente grazie a questo non mi dovrò abbassare ogni volta per buttare semi, infatti lo appoggerò per terra, ci butterò i semi dentro e insieme ai semi ci butterò anche il fertilizzante che abbiamo preso.
Il fertilizzante che utilizzerò è questo, ripeto, è naturale, quindi non brucia la radice, non danneggia la pianta, non inquina, niente di niente, semplicemente aiuta la pianta a crescere in maniera migliore, e quindi questo. Ah. I solchi noi facciamo praticamente. I nostri semi non andranno piantati in profondità, ma bastano 2 cm, 3 cm per farli crescere sani, forti e belli. Per ora iniziamo con 4 solchi e vediamo poi quanti semi ci avanzano. Ah, sembra semplice terriccio, a meno che non mi hanno fregato ed è terriccio, lo spacciano per fertilizzante. Dovrebbe andare bene. Oh, mamma mia raga, molto più comodo, molto ma molto più comodo. Copriamo il tutto, ecco fatto, ecco qua. Il nostro mais è stato piantato ed è stato del tutto coperto. Raga, sono in totale 4 solchi, non so quante piantine usciranno, però penso che lascerò altrettanto spazio da quest'altra parte qua. Praticamente voglio fare altri 4 solchi e piantare altro mais, però un po' più avanti. Il mais che andrò a piantare la prossima volta in questo spazio praticamente è questo. È rosso e, se non sbaglio, ma non vorrei proprio sbagliarmi, dovrebbe essere il pignoletto. Non so precisamente cosa cambi dall'altro, se non il colore, non lo so, però comunque voglio provare a piantare anche questo per vedere poi la differenza tra un mais e l'altro. Quindi niente, lascio lo stesso spazio e quindi mi fermerò qui, e da qui possiamo iniziare a creare il nostro solco dei fagiolini. Pulizia! Solco, fagiolini, che carini, 3, oh. E anche i fagiolini sono stati messi. Momentaneamente solo un solco che parte da qui e finisce lì in fondo, non l'ho fatto nemmeno lunghissimo raga. Preferisco non farli lunghi, al massimo ne metterò 3 o 4, 5, non lo so, poi vedremo. Niente, lo stesso sistema utilizzato con il mais, unica cosa, i semi sono distanti più o meno 30 cm l'uno dall'altro, però comunque sia stessa profondità, eccetera eccetera. Oh, piantate il tutto, possiamo tornare a casuccia, ma prima di farlo vi volevo dire che la pulizia generale di questa campagna, dove abbiamo la casetta, la faremo prossimamente con un motocoltivatore o un motozappa. Mi sono già messo alla ricerca di uno di questi due, con la speranza di trovarne uno buono e sotto costo, mo vediamo un attimino. Comunque vi aggiornerò nei prossimi giorni e appena lo trovo mi metto a pulire il tutto nel miglior modo possibile. Nessuno che mi dà il benvenuto? Nemmeno Laika? Nemmeno Laika mi dà il benvenuto? Eccola qua! Ma ciao piccolina, ah, è come sei diventata grande e sporca. Papà, io sono... Allora, vediamo. Ma raga, il bagno è completo, si deve solo asciugare un po'. E anche qui papà, mamma mia, che lavoraccio. Ha chiuso tutti i buchi, eccoli qua. E anche... il soffitto è completo. Hai capito, Mastro Sabino? Io ho piantato le mie cose, papà ha intonacato casa e quindi direi che anche per oggi possiamo fermarci un pochettino e concludere questo benedetto video. Ragazzi miei, spero che anche questo altro video vi sia piaciuto, spero che vi piaccia anche il lavoro che sta portando avanti papà nella casetta e spero che vi piaccia anche l'orto che ne sta venendo fuori dall'altra parte. Ovviamente è ancora tutto sporco, promesso che puliremo non solo lì ma anche qui nel miglior modo possibile appena avrò un motocoltivatore tra le mani. E questo, mi raccomando, se vi è piaciuto non dimenticate di mettere mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!